Dottoressa Mirella Ghiastro, sostituto procuratore della Corte di Appello di Palermo. Bene, lei ha scritto il libro che racconta la violenza contro le donne. Qual è il filo conduttore? Il filo conduttore è la ricostruzione sul piano normativo intanto della legislazione sia nazionale sia sovranazionale, ma tra le righe di questa ricostruzione, quindi molto tecnica, c'è tutta la passione che io ho messo in questa, nell'affrontare le problematiche relative alla violenza sulle donne e soprattutto alla violenza intrafamiliare, che è quella diremmo più omertosa e che molto spesso non ha poi comprensione sia presso i familiari stessi della donna maltrattata sia tante volte anche presso le istituzioni pubbliche. E allora ricostruendo un po' proprio tutto il fenomeno sia sul piano criminologico sia sul piano normativo abbiamo cercato di offrire alla donna uno strumento di riflessione leggendo questo libro, cioè per essere più consapevole dei propri diritti, della propria della tutela della persona e ai fini anche della ricostruzione dell'autostima di una donna maltrattata, perché ovviamente una donna violentata e maltrattata ha molte debolezze, molte fragilità, molte vulnerabilità. E allora quindi pensiamo di offrire uno strumento in cui si possa rispecchiare, ricostruire la sua personalità e affrontare quindi in maniera più strutturata la violenza che le deriva dal compagno, dal marito, dal padre, dal datore di lavoro, perché no? Ecco, e questo poi era la mira per cui ho ritenuto in un momento storico di scrivere questo testo. Ma è una raccolta di testimonianze? Assolutamente no, perché io faccio il giudice di mestiere, quindi non è un libro divulgativo, cioè un libro in cui raccontiamo tante vicende. Ma sono tanti testi che raccontano vicende. Io ne ho richiamato qualcuna, ma più come modello su cui poi si esercita la riflessione dello studioso. Quindi non ha questa funzione divulgativa, però nello stesso tempo una volta una psicologa mi ha detto: dottoressa, la prego, scriva in maniera chiara, così la possiamo leggere tutti. E allora io l'ho tenuto sempre presente questo. Non è un libro tecnico, ma non è asettico, non è solo a ricostruzione normativa, e si vede che c'è tanta passione, perché io ritengo che combattere questo fenomeno sia un bene comune. E un bene comune, sapete, ad esempio l'acqua è un bene comune, quindi ci teniamo tutti a salvaguardarla. Ecco, io penso che la tutela delle donne maltrattate sia anch'esso un bene comune per il quale ci dobbiamo spendere tutti. Ma spesso, dottoressa, succede che tra la denuncia e la sentenza passa un lunghissimo tempo, e questo funziona anche da deterrente nei confronti di chi vuole sporgere denuncia. Certo, ma io sono infatti molto critica sul fatto che questi processi abbiano una durata così lunga, tanto più che la legge del 2013 pone questi processi di questo tipo nel settore dei processi che hanno una corsia privilegiata. Probabilmente non tutti hanno la stessa sensibilità, e comunque i tempi tecnici per la raccolta delle prove, per poter inchiodare bene gli autori di queste malefatte, poi la celebrazione del dibattimento, l'appello e la Cassazione, indubbiamente se vuoi un anno, due anni, che allora io dico questo: il momento della denuncia è sicuramente il momento di maggiore fragilità per la donna, è assolutamente il momento di maggiore fragilità, in cui quindi la donna si deve circondare di persone che la sostengano sia psicologicamente sia anche economicamente se decide di denunciare e quindi andare fuori casa. E poi l'altro momento è quello del sostegno presso il tribunale, e cioè non incontrare nel processo l'autore
di questi misfatti, la donna dovrebbe stare separata da quello che è poi l'imputato, e invece a volte subisce anche solo gli sguardi di minacce dell'uomo che l'ha violentata o che l'ha maltrattata. Ecco, ci sono tante discrasie, tante criticità che indubbiamente esistono. Noi, ciascuno di noi fa la propria parte, io mi impegno tanto, cioè anche nei processi faccio tanti appelli quando vedo pene molto contenute oppure pene sospese date senza condizione. E allora questo, il mio impegno è questo, e spero che anche altri abbiano questa sensibilità. Avvocato Francesca Salvia, presidente dello sportello antiviolenza Diana di Partinico, qual è l'importanza di questo libro che racconta la violenza? Tanto oltre ad essere importante il libro, adesso spiego anche perché, sono lusingata nel avere portato di nuovo a Partinico il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Agliastro, che rappresenta veramente una pietra miliare in tema di femminicidio, non solo in quanto è un magistrato che si è occupato di delitti veramente eclatanti, a partire dall'uccisione di padre Puglisi fino a finire alla uccisione di Carmela Petrucci, le due sorelle dell'uditore, una delle quali è morta per salvare la sorella e per mano del fidanzato della sorella. Quindi diciamo, siamo veramente come sportello antiviolenza grati alla dottoressa per avere portato lustro appunto nella nostra comunità. Il libro è di fondamentale importanza perché è un libro trasversale, è un libro che attanaglia a tutte, va bene per tutte i professionisti, nel senso che pur essendo un libro tecnico è un libro che può diciamo andare bene non solo per gli operatori del diritto ma anche per gli psicologi, anche per gli operatori sanitari, e quindi è un libro veramente da consultare, da tenere sopra la propria scrivania, ed è un libro che può andare bene anche alla gente comune, alla gente di strada, perché oltre ad fa un excursus su storico intanto, è normativo, parla delle norme sovranazionali e nazionali fino ad arrivare alla legge comunemente detta il femminicidio del 2013, e tratta anche delle relazioni disfunzionali all'interno della coppia che poi sfociano in atti di violenza, cita, e secondo me una delle poche che ancora ricorda in un libro, lo stupro di Franca Viola che si è verificato nel 1966, perdon, e quindi fu la prima donna a non volere sposare il proprio stupratore, anche se questo era figlio di un boss della propria città, quindi grande coraggio, una donna che finalmente dopo 40 anni nel 2014 ha ricevuto un encomio da parte del Presidente della Repubblica, e quindi diciamo è un libro veramente completo che io in maniera molto così scherzosa chiamo trattato più che libro.